alla fine quella che mi ha cambiato la vita. E parliamo comunque di un oggetto fine a se stesso, senza una vera utilità pratica, e quindi alla fine quello che conta è il suo valore estetico, la sua presenza fisica e il suo essere in quanto tale, non più perché ha una motivazione. Noi vendiamo il bello, cioè vendiamo ciò che le persone ritengono bello, perché altrimenti non ha alcun altro scopo. Il bello è ciò che ti appaga, ciò che ti dà soddisfazione, ciò che ti dà quel minimo di piacere nel consumarlo, nel vederlo, nel sentirlo e nel percepirlo. Quindi parliamo di ciò che veramente soddisfa i nostri sensi. Ci soddisfa guardare un bel quadro, guardare, sentire un pezzo musicale o comunque guardiamo il gioiello, è quello che poi a noi ci dà una percezione di un certo tipo di sentimenti di piacere, quindi molto soggettivo, però una cosa che ci soddisfa. Tutti noi siamo influenzati dalla moda, dai gusti e dal mercato del momento. Ciò non toglie che possiamo dare qualcosa di nostro, cioè quando si crea il gioiello qualcosa deve esserci di tuo personale, identificativo e unico. E l'altro grande aspetto della mia vita è la musica. La musica che io coltivo da autodidatta, però con un certo piglio e anche con grande piacere. Mi aiuta perché la musica è stimolo. Lo è magari anche perché praticandola, suonandola anche da dilettante, però sicuramente aiuta, e quindi avere sottofondo tutta una serie di pezzi che anche abbastanza duri, belli, forti, ti stimolano moltissimo la creatività e anche la capacità tecnica. La creazione del gioiello ha un ritmo che segue un tempo, quasi un battito cardiaco, quindi per quello la musica è importante secondo me, perché ti dà esattamente i tempi anche di quello che tu stai facendo. E lo stesso adesso più banalmente, lo stesso battere il gioiello, la martellatura. E realizziamo quindi il gioiello che il cliente ci chiede in base alla sua visione, al suo sogno, alla voglia di avere qualcosa di nuovo. E oltre a questo affianchiamo naturalmente il fatto che noi creiamo gioielli unici, pezzi fatti da noi. Noi li chiamiamo anche gioielli molto istintivi, cioè gioielli che vengono fatti, costruiti magari intorno a una pietra, un'idea così istintiva di partenza, senza avere una linea guida, senza avere una serie di gioielli che fanno parte di una linea o di una serie continuativa, ma in realtà pezzi realmente unici, costruiti in base all'istinto del momento, in base anche alle sensazioni o magari agli stati di umore o alle percezioni che abbiamo in quel momento. Fare gioielli moderni, fare gioielli stilosi, non vuol dire non riconoscere il fondamento classico e quindi le basi tecniche che ci sono dietro. Faccio un riferimento alla musica. Angus Young diceva che non si può fare l'hard rock, l'heavy metal se non hai imparato a fare il blues. E lo stesso è per noi. Quindi la base tecnica del gioiello classico ti serve per creare il gioiello moderno. Però sicuramente le insidie sono nei gioielli più classici,
più difficili, o anche in quei gioielli appunto dove c'è una componente tecnica abbastanza importante. Quindi diventa una sfida tecnica per renderlo il più possibile simile all'originale, a quello che potrebbe essere. Quindi qualunque oggetto venga riprodotto dal vero, quindi chiedono la testa di un animale, un qualunque altro oggetto che risponda al vero, lì viene fuori la sfida veramente tecnica, perché naturalmente il cliente si aspetta la fedeltà più assoluta, e quando tu riesci a dare la fedeltà più assoluta hai compiuto un gesto tecnico importante. Più complicato partire da zero. Il modello ti dà una linea guida, quindi molto più facile da seguire, anche se poi tu lo vuoi modificare, farlo diventare un'altra cosa, ma partire da zero è più difficile. Lì rientriamo nel discorso del momento umorale, perché il giorno che tu sei più allegro, più felice, per tutta una serie di motivi, sicuramente la tua creatività è al mille e anche la creazione dal nuovo è più facile. Quando sei un attimino più giù e diventa più difficile, quindi comunque partire dal nuovo è sempre più difficile. L'ispirazione nasce da mille cose diverse, da un sogno, dal vedere un manifesto, un disegno, dalla pietra stessa o il movimento di un oggetto, anche le linee che uno percepisce normalmente nella realtà quotidiana, quindi un design, le linee d'arredamento, le linee delle automobili, i disegni dei poster, delle pubblicità, qualunque cosa è ispirazione. Noi, essendo sul mercato da 30 anni, possiamo contare su una clientela che oramai si affida quasi totalmente a noi, e dopo aver magari dato l'idea di base si affida a noi per quanto riguarda il pezzo. A Creative Arts arriviamo anche al punto in cui c'è il cliente che si affida totalmente a noi, chiedendoci direttamente: mi faccia qualcosa che vada bene per me, per la mia compagna, per il mio compagno, lei sa cosa fare. Ecco, siamo oramai oggi a un punto in cui la maggior parte dei clienti ha molta fiducia nelle nostre capacità anche creative. E forse il lavoro più divertente che ho fatto, diciamo, è stato la creazione di un portachiave a forma di pianoforte. È un pianoforte a coda che si poteva aprire con la sua barra di sostegno, con all'interno tutta una serie di corde fatte con del microfilo, con la parte della tastiera fatta con l'apertura e con la tastiera fatta in madreperla scalavorata, e quando fu consegnato riscosse un enorme successo. E questo, devo dire, dà grandi soddisfazioni, perché alla fine c'era stata data carta bianca. Una volta dato il tema, si disse: fate un pianoforte, e noi lo facemmo il più simile possibile, il più veritiero possibile, nell'ambito di circa 3-4 centimetri. L'indipendenza vuol dire poter fare veramente solo ed esclusivamente i gioielli che tu vuoi, e questo naturalmente è un'indipendenza economica. Sembra quasi scontato, però ringraziare le persone che mi hanno portato qui, cioè le persone tipo i miei genitori che hanno creduto in me, i miei figli che credono moltissimo ancora oggi in me, e naturalmente mi sono molto d'aiuto e mi sono molto vicini. E soprattutto vorrei per il futuro, ripeto, poter fare più quello che piace a me, quindi un'indipendenza ancora più importante, e soprattutto stare bene.